Ciao, rieccoci a Lugano, nel mio amato lago, e durante un corso di memoria rubo qualche minuto per la nostra pillolina. Mi accompagnate? C'è anche un bel po' di neve oggi, è nevicato. Oggi vi voglio raccontare una storia che mi ha riportato una mia cara amica, una collega, Lucia. È il racconto di una ragazza che stava vivendo un periodo molto molto duro, in tutti i sensi, in tutti i frangenti, dalla vita personale, alla vita lavorativa, alle amicizie, alle relazioni. Questa ragazza disperata si reca dal papà, perché da sempre il papà era un vecchio saggio che dava consigli a tutto il mondo. Immaginate questa scena, la ragazza bussa, va dal papà e inizia a raccontargli in modo quasi angoscioso tutto quello che le stava accadendo. Il papà, con tranquillità e serenità, ascoltando la ragazza, si mise a fare una cosa di questo tipo. Prese tre pentole. La prima pentola la riempì d'acqua, una seconda pentola la riempì sempre d'acqua, una terza pentola la riempì d'acqua e la mise sul fuoco. La ragazza, esterrefatta, gli disse: papà, ma io sono qui, sto male, ti sto raccontando tutto quello che mi è successo e tu neanche mi ascolti. Ti metti a cucinare, che senso ha? Il padre le disse: ragazza mia, aspetta, abbi pazienza. Prese delle carote e, appena l'acqua bollì, inserì le carote all'interno della prima pentola. Prese delle uova, al bollire dell'acqua, mise le uova all'interno della pentola. Prese poi del caffè, della polvere di caffè, e mise il caffè all'interno della terza pentola. La ragazza le disse: ok papà, ho capito, ma che senso ha tutto questo? Ragazza mia, la metafora è questa: ci sono delle persone che sono come le carote, sono in apparenza molto molto dure, molto coriacee, però appena si immergono nell'acqua bollente, la difficoltà, si spappolano, perdono vigore, perdono forza, non hanno più l'energia per affrontare la difficoltà. Ci sono persone invece che sono come le uova: se non sono bollite le uova cosa fanno? Sono in apparenza, si possono rompere, sono fragili, si possono rompere facilmente, però bollite all'interno dell'acqua con la difficoltà diventano dure. Quindi ci sono persone che sono di carattere tenero, di carattere morbido, ma di fronte alle difficoltà si induriscono, perdono quella loro bellezza, quella loro morbidezza. E ci sono altre persone, e vorrei che tu fossi così, che a contatto con la difficoltà si trasforma. Pensa al caffè, pensa all'aroma che ha il caffè a contatto con l'acqua. E cosa fa il caffè a contatto con l'acqua? Sprigiona tutto il suo aroma, a contatto con l'acqua si trasforma, a contatto con l'acqua acquisisce nuova forza, acquisisce una nuova vitalità, acquisisce un nuovo profumo. E tu, nell'affrontare le difficoltà, cosa sei? Sei carota? In apparenza duro e poi ti spappoli? Sei uovo? In apparenza morbido e poi ti indurisci? O sei come il caffè, che riesci a trasformarti, riesci a trasformare quello che ti fa male in qualcosa di positivo? E la mia solita domanda: qual è la differenza che fa la differenza? Cosa scegli ogni giorno di essere? Io nei momenti più duri della mia vita penso una cosa, penso che accogliendo quel momento, consapevole che sarà un momento che mi aiuterà a trasformarmi e diventare migliore, questo mi permette di bypassare e di imparare, perché ricorda che se tu impari, la vita ti trasforma e ti può trasformare in modo positivo, lo puoi scegliere, perché come si può non gioire di fronte a un panorama così, a questi rami che si perdono? Come si può non pensare che tutto si trasforma, la natura si trasforma? Ora è inverno, ci sono le papere, veramente è uno scenario bellissimo. Come si può trasformare ogni giorno quello che ci accade di negativo? E sono certa che puoi scegliere veramente di essere carota, puoi scegliere di essere uovo o puoi scegliere di essere caffè. Io scelgo ogni giorno di trasformarmi e di crescere e di migliorare. E da Lugano è veramente tutto, io vi ringrazio, alla prossima pillolina. Ciao!